Quanta sei pazza Roma, quanto sei pazza Roma, che punti hai buttato via, che punti hai buttato via, questa squadra non la capiremo mai, non la capiremo mai questa squadra, ragazzi, questa squadra poteva avere tanto, poteva avere di più, io avevo detto scudetto a un certo punto del campionato, perché questi risultati sono risultati pesanti, dopo ti perde col Milan, dopo ti perde tutti gli scontri diretti, dopo ti perde con la Lazio, è una squadra strana la Roma. Però il potenziale della Roma è alto, è altissimo, i giocatori ce li ha, i giocatori, la Roma ce li ha, e manca pure Zaniolo, gli manca pure Zaniolo a sta Roma qua. Cioè, immaginatevi dove poteva essere se c'era Zaniolo. Ed è una Roma, ovviamente magari il primo posto è lontano perché l'Inter è più strutturata, l'Inter ha più dei campioni come Lukaku, Lautaro, che effettivamente fanno la differenza, però la Roma può benissimo sedersi nel tavolo dei quattro. Il punto è, in questo tavolo dei quattro, chi deve uscire adesso? Esce la Juve? Esce il Milan? Esce l'Atalanta? Cioè, chi deve fare posto alla Roma? E Lazio e Napoli staranno lì a quattro? Sì, secondo me sì, specialmente il Napoli, perché il Napoli, quando butti due punti così, ho fatto il video, quando butti due punti così, ragazzi, oggi i capelli sono un po'. Però la Roma è un peccato, è un peccato totale. Vi spiego il perché, vi spiego il per di chi è la colpa, di chi è la colpa. Prima però iscrivetevi, iscrizione in questo canale, DiegoCTN08, mi seguite su Instagram, dove darò la schedina vincente. Oggi sto ricevendo messaggi da tutti, grazie, complimenti, complimenti, pronostico e scommessa, hai indovinato questa, grazie a voi ragazzi. Quindi da venerdì mattina faremo pronostiche e scommesse con schedina, proprio schedina che vi consiglierò per vincere su DiegoCTN08. Mettete il commento, fatemi sapere cosa pensate della Roma. Se siete già iscritti, la campanella, e se vi iscrivete adesso, mettete la campanella, mettete il like, non ve lo scordate di chi è la colpa. La colpa è che la Roma, non dobbiamo dimenticarci che praticamente ha questa società nuova. Se la Roma avesse avuto una società strutturata, questi qua della società l'avrebbero capito, l'avrebbero avuto a naso che hanno davanti un gioiellino. I giocatori della Roma, tutti insieme, il gioco della Roma è un gioiellino quella squadra lì. È un gioiellino. Se avessero fatto un mercato diverso, invece di pensare abbiamo Dzeko, prendevano un ariete, uno ci mancava, uno solo ce ne mancava. La Roma chissà dov'era in questo momento. Perché per essere già là e con tutto quello che gli stai facendo passare ai tuoi tifosi, Roma, la Romaccia sta facendo passare davvero, gliene sta facendo passare tanto ai propri tifosi, però è là, lo stesso Fonseca, chi dice Fonseca out, chi dice teniamocelo, è là, sono tutti raggruppati là. Chi è che deve fare posto a sta Roma? Ditemelo voi, ditemelo nei commenti, chi è che deve fare posto a questa Roma? Io, l'Atalanta gli fa posto, il Milan gli fa posto, la Juve gli fa posto, perché qualcuno deve mollare per entrare la Roma fra le prime quattro. L'Inter non credo che siano 12 punti di distacco, sono tantissimi, non li va a prendere. Tutto il resto invece è a 6 punti dal Milan, se non ricordo male, 3 dalla Juve che deve giocare, dopo 3 o 4 dall'Atalanta. Sei là, però devi vincere qualche scontro diretto, quel poco che ti rimane, deve vincere il derby al ritorno, deve vincere qualcosa, deve mettere sul piatto una vittoria, una che dice una, mi prendo questo quarto posto, perché la Roma in Champions ci sta. E attenzione, attenzione, perché la Roma adesso è con lo Shakhtar, eh? Se passa agli ottavi, arriva ai quarti. Quando arriva ai quarti di finale, ti viene la bocca dolce. Questo qua, questo youtuber qua che vedete di fronte a voi, è l'unico che sta credendo alla Roma dall'inizio. Io credo, dicevo Roma scudetto e tutti mi prendevano per il pazzo, va bene, ma ho detto anche la Roma può vincere l'Europa League e tutti, ma cosa dici, ma cosa dici? Cioè, sono l'unico che ci crede. Sembra che i propri tifosi la Roma non la vogliono amare. La Roma non la vogliono sentire, non la vogliono godere, invece no, guardate che questa Roma vista da fuori è un gioiellino di squadra, ha tantissimi piedi buoni, tantissimi piedi dolci, tantissimo, tantissimo ancora da raccontare. Questa squadra racconterà tanto, buono, 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 secondo me sarà la sorpresa di questa stagione, perché può benissimo andare a vincere l'Europa League, può benissimo andare a vincere l'Europa League, lo so che c'è il Tottenham, lo so che c'è il Manchester, lo so che ci sono queste squadre, ma c'è anche la Roma. C'è anche la Roma, e per il quarto posto, per i primi quarto posto, guardate che la Roma si siederà su quel tavolo dei quattro posti. Non so a chi tirerà fuori. Dentro di me io lo so a chi tirerà fuori, ma non lo voglio dire, non lo voglio dire, ma dentro di me io lo so a chi tirerà fuori da quei quattro che c'ha davanti. Una squadra la prenderà e se la porterà indietro. Questo è quello che immagino, è quello che succederà.
Iscrivetevi, DiegoCTN08 Instagram, darò lì la schedina vincente. Guardate che oggi mi hanno mandato i messaggi tutti, sto ricevendo messaggi su messaggi. Grazie, grazie, grazie. Indovinato, indovinato, indovinato. Credo di averlo indovinato 80-90% del pronostico scommesse. Grazie a tutti. Ciao ragazzi, ci vediamo più tardi. Devo andare a montare il video per il Milan. Ciao, ciao ragazzi, ciao.